Si sperava forse di concludere meglio questa stagione che, nonostante tutto, comunque ha dato la possibilità a Padova di non essere nelle ultime due posizioni. Orduna prima però ha detto: abbiamo lasciato tanti punti per strada e questo è un peccato. Sì, sì, sicuramente abbiamo lasciato qualche occasione, non siamo riusciti a coglierla lungo il nostro cammino quest'anno. Un po' per le nostre mancanze dal punto di vista tecniche, un po' anche per le nostre mancanze dal punto di vista, chiamiamola, di esperienza, insomma. Comunque abbiamo fatto un buon campionato, diciamo che l'obiettivo all'inizio era sicuramente provare a mettere due squadre dietro e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto esperienza, la prima fase del campionato ci è servita un po' per capire di che pasta siamo fatti, con un battesimo del fuoco molto pesante. Poi pian pianino abbiamo visto che insomma ce la giochiamo, lottiamo, tante volte abbiamo lottato, quasi sempre oserei dire. Purtroppo in certi momenti, in certe occasioni non siamo riusciti a portare a casa alcuni set che magari potevano anche fare girare il corso delle singole partite, però insomma comunque abbiamo giocato un campionato buono tutto sommato e l'esordio nella massima serie insomma si è dimostrato per larga parte dei nostri giovani sicuramente positivo. Ho chiesto anche prima un ricordo bello di questa stagione e un ricordo invece più negativo. Se lei dovesse trovare due momenti che si contrappongono. Ma il ricordo bello sono tanti, abbiamo giocato partite di ottima sostanza, mi viene in mente la partita che abbiamo giocato a Modena, anche se abbiamo perso 3-0, la partita che abbiamo giocato a Piacenza, che abbiamo vinto 3-1, dove abbiamo giocato soprattutto in difesa in maniera quasi perfetta. Ma il punto negativo è sicuramente stato contro Monza all'andata, secondo me, che abbiamo giocato una partita brutta, un po' come oggi, tutto sommato. Rimane un po' l'amaro in bocca, diciamo, per queste due uscite dove sicuramente tutti ci tenevamo a far bene, però purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso la squadra, anche se non ci sono più partite, si continuerà ad allenare. Come sarà la scaletta per le prossime settimane? Faremo questa settimana qua, gli daremo una settimana di riposo ai ragazzi e poi ripartiremo dalla settimana prossima, riprendendo a caricare molto in sala pesi e lavorando sugli aspetti tecnici su cui sappiamo che dobbiamo cercare di migliorare per il prossimo anno. Grazie.